continuano le indiscrezioni legate alla possibile data di pubblicazione di Hogwarts Legacy, action RPG a tema potteriano atteso per il 2021 e scomparso da diversi mesi dai radar. Prima di svelarvi le ultime novità in merito, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche, per non perdere nessuno dei video di EveryEye.it. Sappiamo ormai da fonti ufficiali che Hogwarts Legacy sia previsto per il 2022. Certo, manca ancora una data più specifica, o almeno un'indicazione temporale anche un po' generica. Eppure l'anno di pubblicazione sarà, a meno di clamorosi ribaltoni, quello da poco in corso. Una conferma esplicitata sia sul sito Wizarding World, portale dedicato al fatato universo ideato dalla penna di J.K. Rowling, sia attraverso l'account Twitter di Jason Cuylar, amministratore delegato di Warner Media. A prescindere dai riscontri ufficiali arrivano però ulteriori voci di corridoio da Reddit, con in particolare settembre come probabile mese previsto per la pubblicazione del titolo sviluppato da Avalanche. È l'insider account NGT a nominare esplicitamente il mese che segna il passaggio fra l'estate e l'autunno, anticipando anche l'arrivo tra febbraio e marzo di un nuovo trailer. La diffusione del video, focalizzato sulle abilità magiche dei giovani studenti, dovrebbe avvenire all'interno di un evento a marchio PlayStation, proseguendo così il rapporto di vicinanza alle piattaforme Sony in termini di comunicazione inaugurato a partire dal primissimo trailer di presentazione del progetto. Ricordando di dare il giusto valore alle voci di corridoio e di attendere sempre conferme ufficiali, passiamo la parola a voi. Vi sembra plausibile settembre per il debutto di Hogwarts Legacy? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.